Agonisti calciatori del campionato italiano anche in Svezia, Cecoslovacchia, giocatasi a Stoccolma e alla quale si riferiscono queste altre immagini. L'incontro era valido per il gruppo 2 ed è finito 2-0 per i gialli di Svezia con le reti segnate nella ripresa. La prima è venuta su calcio di rigore concesso per questo fallo che rivediamo, subito dall'atalantino Stromberi, lanciato da solo in aria sulla fascia sinistra del campo. Ecco il fallo del difensore cecoslovacco e quindi dal dischetto il gol di Pritz, il quale batteva nettamente il portiere cecoslovacco Miklosko. Era il 32esimo. Rivediamo anche in fase rallentata la rete su calcio di rigore di Pritz. E 9 minuti dopo l'altro atalantino Larsson, subentrato nella ripresa, ha realizzato il 2-0 finale. La vittoria fa salire la Svezia al secondo posto del girone alle spalle della Germania federale, a pari merito con il Portogallo, mentre la sconfitta toglie praticamente ogni possibilità di qualificazione alla Cecoslovacchia, che deve ancora incontrare Portogallo e Germania.